L'amministrazione comunale di Riva del Garda ha consegnato oggi le targhe di Bottega Storica Trentina a due esercizi commerciali, entrambi con sede in via Fiume. Si tratta della Riva 1933 e di Pelletterie Grazia. La cerimonia si è svolta in sala giunta, alla quale hanno partecipato sia i gestori storici delle aziende, coloro che le hanno praticamente fondate negli anni 60, che i figli che stanno portando avanti la tradizione di famiglia. Per l'amministrazione erano presenti il sindaco Adalberto Mosaner e l'assessore al commercio e pubblici esercizi Massimo Accorsi. Nel 1964 lei ha aperto la sua attività a Riva del Garda. Come è cambiato il commercio in tutti questi anni? È cambiato abbastanza. C'è stato dei periodi buonissimi intorno all'80-90 dove si lavorava molto bene e poi man mano che si andava avanti un pochino è retrocesso, però insomma la nostra attività è sempre andata discretamente. Fortunatamente Riva del Garda ha i turisti. Fortunatamente abbiamo una clientela di turisti, soprattutto tedeschi, dove effettivamente si lavora bene ancora con loro. Anche a lei chiedo come è cambiato il commercio in tutti questi anni. Beh, andava bene fino a che non hanno aperto i supermercati. Quando hanno aperto i supermercati abbiamo lavorato sicuri a un 35-40% in meno. Fortunatamente comunque Riva ai turisti. Sì, beh, logica. Se non era ai turisti quest'estate ci lavorava 3-4 mesi con loro, poi dopo il resto era miseria. E Riva com'è cambiata in tutti questi anni? Moltissimo, sia come persone, come città, si è progredita parecchio, sia nei temi della scuola, delle strade, della circolazione ed anche delle case tutte ristrutturate per bene e via di seguito.